fatto cos'è un orto urbano, come si presenta, come... giusto per capire quanti di voi penseranno che sono pazza a parlare di queste cose in una situazione poi così lontana dall'idea di coltivare la terra, cioè un locale in città. Gli orti urbani sono dei luoghi, solitamente a ridosso di parchi, in cui un gruppo di cittadini, un gruppo di persone, superando le difficoltà di organizzarsi, di prendere delle decisioni condivise, di andare contro i tempi della burocrazia, riescono a farsi affidare un pezzo di terra e rendere questo pezzo di terra un luogo di produzione di cibo. Okay? L'orto 17, che è quello per cui sono qui oggi a raccontare, quello che sono qui a raccontarvi, è un rettangolo di terra in uno di questi luoghi, nel caso specifico Tor Sapienza, via Prenestina, un po' più avanti rispetto a dove siamo qui al Pigneto. E quindi di base sono venuta a portare una buona notizia, mi piace pensare così, gli orti urbani di base sono una buona notizia, c'è qualcuno che si sta occupando di un angolo di città che nessuno considera, magari sono angoli abbandonati, che nessuno cura, e vengono addirittura trasformati in luoghi speciali. Allora sono qua a raccontarvi per questi pochi minuti quali sono le cose belle che può portare coltivare una pianta, coltivare un pezzetto di terra. Quello che sto facendo nell'orto 17 è, quando ho avuto il privilegio, dopo 2 anni di graduatoria, di ottenerlo in affidamento, è stato provare a immaginare di usare questi 40 metri quadri non solo per produrre le verdure per la mia famiglia, ma anche di renderlo un luogo di diffusione di cose buone, di buone notizie. Io sono una conduttrice, di solito conduco i programmi, volevo essere un conduttore proprio nel vero senso della parola, quel metallo che conduce una cosa, volevo condurre una buona notizia. Esistono gli orti urbani. Io utilizzo anche questo tavolo eventualmente a lanciarmi delle bacche, delle cose, dei legnetti, nel caso in cui io vada, cioè se mi arrivo a parlare degli afidi e dell'importanza degli afidi nella società contemporanea, fermatemi, mi tirate una cosa e così evito. Insomma, 2 anni di graduatoria per avere questo orto urbano, e da quando ce l'ho, dal 2016, ho cominciato a invitarci le persone, a portarci gli amici, i parenti, i bambini soprattutto, gli amici di mio figlio. Adesso non attaccherò pipponi su quanto è importante per le nuove generazioni mantenere un contatto con la terra, voglio attaccarvelo su quanto è importante per noi intanto, nostra generazione. E ho cominciato a portarci gli artisti, anche a suonare, ma soprattutto a fargli mettere le mani nella terra, a coltivare una pianta, a provare a coltivare una pianta e magari condividere dei ricordi che ci possono legare alla vita di campagna, un tipo di cultura alla fine più sostenibile. E così è nato l'orto 17. Allora, intanto, per iniziare, perché mi sono dato in un certo modo una scaletta per non andare e non divagare troppo, perché sono tante le cose che bisognerebbe dire se si parla di terra, di contatto con la terra, potremmo parlare delle fughe della città di un sacco di gente negli ultimi anni. Per me non c'è stata una fuga della città, c'è stata una fuga dentro la città, andandomi a cercare proprio un angolo speciale che vi voglio in qualche modo raccontare, voglio fare proprio una pubblicità ad una cosa buona. Questo è l'orto 17. L'orto, prima di tutto, ti porta a rallentare, che già è una cosa preziosissima. Viviamo in una società in cui siamo abituati ad avere in un secondo informazioni, tutto quello che vogliamo lo otteniamo in un secondo, ci manca proprio il gap di capire il processo per cui una cosa avviene, no? E l'orto ti porta già a rallentare, a fermarti, il passaggio è repentino perché sei in città, non devi andare in campagna per trovarti, no? Tu sei appena in Tor Sapienza, hai appena finito di sbraitare perché non trovi parcheggio, poi trovi parcheggio, entri nel parco e già ti senti in un'altra dimensione. Di solito chi viene all'orto va via sempre 2 ore dopo l'orario che ci eravamo dati. L'orto ti insegna ad osservare le cose da vicino, anche le cose piccole da importanti. Ti insegna a capire intanto quali sono i tuoi bisogni, perché nell'orto tu coltivi quello che ti piace,
e già cominci a eliminare delle cose per cui stai sprecando energia. Perché l'orto è una pratica sostenibile? Perché ti insegna queste cose qui. E non è qualcosa solo relativo alla coltivazione della terra, è proprio qualcosa che ti serve per la tua vita. L'orto ti insegna a capire come ottenere quello che ti serve per soddisfare i tuoi bisogni. E poi ti insegna quattro cose fondamentali, ti insegna il fallimento. L'orto 17 non era il primo orto che io ho iniziato a coltivare, il primo è stato un fallimento totale. Dopo mesi in cui ho costretto i miei familiari a aiutarmi a portare sacchi di terra fertile, buona, in 16 metri quadri, sempre in un'altra periferia, alla fine mi sono, niente, era troppo lontano da casa mia, la Palmiro degli Atti era lunghissima, e alle 6 del pomeriggio, nell'ora di punta. L'orto ti insegna l'attesa, anche voi, io spero che staranno attendendo, anche loro che inizino a suonare, perché io finisco di dire queste cose, le bacche cioè, non le state tirando per amicizia o perché, no, ok, e ti insegna la gioia di quando tu vedi un fiorellino del broccoletto che hai piantato e dici adesso finalmente posso raccoglierlo, e poi la soddisfazione di raccogliere i frutti del tuo lavoro. Ecco, questa è una cosa preziosissima che credo di questi tempi sia proprio sana, sanissima, vedere i frutti del proprio lavoro tornarti indietro, vedere le energie che mettiamo nelle cose, avere proprio un essere equilibrato a quelle che ci ritornano indietro. E l'orto è un sistema meritocratico, questo di base vale per chi coltiva in generale anche le piante, ma in un orto quando tu coltivi una pianta che poi consumi, e quindi chiudi il ciclo, no, di scambio con quella pianta, le piante sono degli esseri eccezionali, noi ci sentiamo dei grandi fighi, ma le piante sono il 95% delle forme di vita sulla terra, sono specie vegetali, non sono specie animali. Io non sono vegana, cioè non è che sto qua a fare la pubblicità di piante così, proprio perché ci credo ed è una cosa vera. E quindi è un training che io suggerisco di fare, lo faccio prima ancora che attraverso un algoritmo, cioè una pagina Facebook, attraverso cui intanto apro delle finestre su quello che succede in quest'orto, è qualcosa che va avanti per un bioritmo. E credo che adesso il bioritmo vostro forse sia proprio il bioritmo di questa ensemble musicale che accompagna questa serata. Che dite? Lo posso fare se siete rimasti sconvolti? Allora, dopo sarò un po' più, meno. Volevo farvi entrare in una certa visione prima di tutto, poi andiamo avanti nel racconto dell'orto 17, che dici Francesco? Ah, e poi possiamo fare con le bacche, oppure potete chiamare voi dal pubblico delle parole chiave che fanno sì che loro inizino a suonare, potete dire fiori oppure bosso. Bosso tra l'altro è un arbusto importantissimo, pensate, Fabrizio lo sai che ci si fanno, mi sono informata, con legno di bosso ci si fanno le scatole e le bussole, in antichità si facevano le scatole, quindi già è una cosa importante per me, che questo è un progetto che è in fase di semina, sto seminando un po' delle, no, delle, e ci si fanno anche gli scacchi con il bosso, un legno importante. Se c'era Fresu non potevo raccontare questa cosa, perché, però bosso è proprio perfetto, vabbè, io mi lascerei suonare dopo questa cosa. Dopo c'è la seconda parte per chi non è scappato, adesso sta facendo, ma vabbè, non ho capito, forse dopo capisco.